La chitarra, le canzoni, la voce e il successo, d'un tratto l'episodio che cambia completamente la direzione all'incedere del tempo, poi la scrittura, un nuovo riscatto e la voglia di chiarire a se stessi cosa sia accaduto e cosa è cambiato, prima di ritornare nuovamente alla chitarra, alle canzoni, alla voce ed al successo. È il profilo di Paola Turci, ospite del Grand Shopping Mongolfiera Festival, in cui si stanno alternando grandi firme della musica italiana per raccontare e raccontarsi. È proprio il caso della cantautrice romana che nel suo libro Mi amerò lo stesso ripercorre il tragico incidente del quale fu vittima in un'autobiografia importante per tante e differenti ragioni. Per il festival del Grand Shopping Mongolfiera invece appuntamento di chiusura previsto per il 26 giugno. È un'autobiografia sì, ma è stato un modo per me per guarire da questa paura di non accettare più che altro di far finta di nascondere, di far finta che insomma in fondo stava andando tutto bene, andava tutto bene, va tutto bene, invece mi sono resa conto che mentivo a me stessa e volevo un po' smascherarmi, insomma ho fatto un po' la nemica di me stessa per il mio bene ovviamente, però dovevo un po' confessare alcuni aspetti di me, dovevo mostrare la parte quella più debole, più vulnerabile, più fragile, quella che non ero riuscita ancora ad accettare nonostante i miei proclama verso il bisogno di essere, di rivendicare il diritto di essere diversa anche, no? Si scrive naturalmente, in particolare lo diceva anche lei, per se stessi, ma in realtà dal libro viene fuori anche un messaggio per gli altri, diciamo così. Ma me lo auguro, perché su di me gli altri hanno contato, altre persone, penso che ne so a Lucia Annibali che adesso è diventata anche amica ed è per me un esempio, è stato un esempio fortissimo di quello che significa trovare la bellezza nella ricostruzione, nel nuovo sé. Però ecco, l'esempio è fondamentale e quindi insomma mi auguro in qualche modo di aver dato qualche piccolo input alle persone che non si vedono, che non si rivedono in se stesse, capire che insomma c'è una bellezza che può essere anche dirompente, che è poi la bellezza di ciò che tu mostri caratterialmente, che tu mostri nella tua conoscenza, nel sapere, nella tua evoluzione, ecco, nel tuo sguardo, anche se il tuo sguardo è stato maltrattato, è stato deturpato, non c'è niente di più forte di quello che sta venendo fuori, anche attraverso una voce o anche attraverso il sapere ascoltare, insomma tantissime doti possiamo avere, tantissime qualità e attraverso certe mancanze vengono fuori forte.